19, quello del ristoratore di 71 anni del Riminese. L'uomo è ora ricoverato presso il reparto di malattie infettive di Rimini e non sarebbe in pericolo. Si stanno ricostruendo tutti gli spostamenti e verificando le persone con le quali il paziente ha avuto contatti diretti. In una settimana sono 6 i voli cancellati dalla Russia per l'aeroporto di Rimini. La riduzione dovrebbe proseguire almeno fino alla metà di marzo. Sono molto ottimista sul fatto che nei prossimi giorni questa situazione possa ridimensionarsi. Questa è Rimini, da poche ore diventata zona arancione, ovvero con forti restrizioni negli spostamenti, dato il costante aumento dei contagi degli ultimi giorni. Nella convulsa notte tra il 6. Aerei a terra per un mese all'aeroporto Fellini di Rimini, nella speranza che sia solo un mese. Le nuove norme non consentono di spostarsi né tantomeno di andare all'estero. Strade meno trafficate del solito nella prima mattina riminese, dopo che tutto il paese è diventato zona rossa. Ad aumentare sono solo le mascherine, che iniziano a far sembrare la Romagna la regione cinese di Wuhan, dove è partito il contagio del nuovo coronavirus. Non c'è nessuno, non si lavora più perché la gente ha paura. 24 ore prima, questo era lo scorcio di Piazza Tre Martiri. Oggi è così. In questo punto di solito vedremmo studenti raggiungere l'università, persone che vanno a fare la spesa o che escono dal lavoro, e invece in questi giorni di emergenza sanitaria questa è la situazione. Il nostro modo di vivere la quotidianità sta cambiando. Da sopra le mascherine ci guardiamo con sospetto. Sembrano lontanissimi i giorni in cui si temevano senza senso i ristoranti cinesi. Abbiamo imparato a fare la spesa aspettando il nostro turno. I balconi sono diventati una valvola di sfogo per chi ha la fortuna di averli. La speranza però persiste e la si ritrova nel pennello di un bambino. Bisogna, insomma, trovare anche le parole giuste per spiegarlo a loro, perché comunque i bambini percepiscono tutto. Quanti centimetri è spessa la parete di un ospedale? 30, 40? Tanto separa il silenzio là fuori dalla guerra che c'è dentro. Come nel reparto per malati da Covid-19, creato dal nulla nelle scorse settimane al quinto piano del DEA dell'ospedale infermi di Rimini. Letti che si svuotano e che si riempiono all'istante. L'intera provincia di Rimini si avvicina sempre di più ad essere zona rossa. Netta svolta sulla viabilità. Chiudono infatti diverse strade secondarie per convogliare il traffico automobilistico su quelle principali e facilitare così i controlli delle forze dell'ordine. Il mondo della notte affoga. I locali da ballo sono stati i primi a chiudere più di un mese fa a causa dell'epidemia da Covid-19 e saranno probabilmente gli ultimi a riaprire. L'epidemia di coronavirus si è abbattuta con particolare violenza su una casa di riposo per anziani di Rimini. Ad oggi sono 18 gli ospiti deceduti dopo aver contratto la malattia. Onestamente siamo rimasti delusi, prima di tutto perché non c'è un progetto di ripartenza per il turismo. E sapete già quanti ombrelloni metterete giù? No, non sappiamo niente. Non ancora c'è andata nessuna normativa. Bisogna vedere comunque il bicchiere mezzo pieno. E noi non ci arrendiamo, ovviamente. Questa è la nostra vita, quindi lo spirito conta molto anche. Come vedete, il centro storico di Rimini si ripopola. Oggi, nel primo giorno di fase 2, ci sono i bar che hanno aperto per le consegne del cibo e del caffè, in particolare da sport. Che significato ha questo caffè? Guardi, ancora non l'ho sentito, ma deve essere una cosa favolosa. Perché un mese e mezzo chiusi, le spese ci sono comunque anche con la serranda chiusa. In difficoltà anche i tassisti. Quindi alla fine della giornata quante corse? Una, due. Se andiamo a raccogliere i pomodori in Puglia guadagniamo di più. In tanti si sono concessi una passeggiata che ha il profumo di libertà. Sa di ritorno a casa. C'è chi fotografa l'Adriatico, oggi particolarmente azzurro, come se non l'avesse mai visto, quasi a voler immortalare un giorno che entrerà nella storia. Il nostro primo volo da quando si è chiuso l'aeroporto. Un volo con passeggeri particolarmente silenziosi, 22 le tonnellate di mascherine trasportate su questo Boeing. Ma quindi adesso come stai campando e come prevedi di campare nei prossimi mesi? Io ora ho chiesto il reddito di cittadinanza, che però
è chiaramente molto basso. Tante misure per le imprese dicono e poche invece per i lavoratori, specie per gli stagionali. Partiremo. Oggi è il primo giorno di riapertura per i ristoranti, sedersi a un tavolino di un ristorante dopo tanto tempo, che cosa dopo significa? Dopo 2 mesi è un bel effetto. Voleva per il fisico, perché ora, e anche per la mente. Noi poi qui in Romagna campiamo di quello, noi vogliamo la gente, vogliamo stare in mezzo alla gente. È arrivata questa mattina presto la notizia di anticipare la riapertura degli stabilimenti balneari. Sabato si riapre, siamo pronti? No. Siamo pronti per riaprire sabato? No. No, ma chi apre soprattutto? Ma voi siete le prime clienti? Ah, il primo sì. Giorno? Sì. Io l'ho segnato tutto st'inverno. Ognuno avrà una propria panca, una propria zona manubri, uno spazio di oltre 3 metri da potersi allenare. Per chilometri di spiaggia, questi sono gli unici ombrelloni che troviamo piantati. Questo per la sanificazione? Questo per la sanificazione sul posto. Adesso finalmente noi riminesi ci godiamo la nostra spiaggia. Nel primo weekend della riapertura dei locali, le questure hanno aumentato i controlli. Ci vuole un po' di senso, di buon senso in questo momento qui. Stavo aspettando sto Ugo da 2 mesi. Quindi è rimasto il tavolo con il buffet, però nessuno può avvicinarsi al tavolo. No, nessuno si avvicina a tutti, solo il personale. Il nostro primo aperitivo dopo circa 2 mesi e mezzo. Contiamo di perdere dal 10 al 20% dell'occupazione abituale. Sempre che tutto vada bene, naturalmente. L'organizzazione è cambiata, che lavoriamo esclusivamente con delle prenotazioni, è cambiata che abbiamo una persona in più che disinfetta tavoli e sedie. Per questa stagione siete fiduciosi o più preoccupati? Fiduciosi e preoccupati insieme. Sono convinto che sarà, nonostante tutto le problematiche ci sono state, un'ottima stagione. Siamo più ottimisti rispetto a qualche settimana fa, però diciamo che se confrontiamo giugno di quest'anno con quello dell'anno scorso, il dato è impietoso. Le prenotazioni ancora un po' la spicciolata, però sono convinto che fine giugno e luglio sarà il nostro mese, luglio-agosto. Ci troviamo al quarto piano delle DEA dell'ospedale Infermi di Rimini, un nuovo piano dedicato alla terapia intensiva. Ragazzi, in questo momento siamo qui davanti al Palazzo del Governo per dire e denunciare il fatto che dopo averci dichiarato eroi il governo, e poi si è subito immediatamente dimenticato di noi. I dispositivi di protezione ce n'erano a sufficienza? Assolutamente no, i dispositivi di protezione venivano centellinati. Rimini è esattamente ciò che il virus vuole colpire, per questo non ci arrendiamo. Nessun manifesto cartaceo quest'anno per promuovere la stagione estiva riminese. Per la prima volta la promozione turistica della città passerà da una canzone e da un videoclip. Per un tristere cattolico. Nelle 2 settimane più dure, dal 17 al 31 marzo, tutti i dipendenti hanno scelto di chiudersi dentro per scongiurare l'ingresso del virus. Le 10 suore che vi lavorano ancora non sono mai uscite. Noi siamo state le prime a chiuderci dentro insieme ai nostri ospiti perché c'è un richiamo della nostra missione. Ma vi avrebbe fatto più piacere fare l'esame di maturità tradizionale? Forse sì, perché semplicemente sarebbe stato la normalità, ecco. Però anche farlo così comunque ha dato molta soddisfazione, secondo me. L'unica cosa che ci dispiace è che verremmo visti come quelli dell'esame facile. Non è bastata la paura da pandemia, ci si è messo di mezzo anche il brutto tempo nella prima metà del mese. Di stranieri non se ne vedono. E quindi, indipendentemente da quali saranno gli arrivi, comunque continuate a tenere aperto? Sì, qua. Viviamo qua, stiamo qua. Sono 101 i negozi di abbigliamento che hanno chiuso nella provincia di Rimini nel primo trimestre dell'anno, secondo i dati di Confcommercio. C'è praticamente un negozio al giorno. Sono dei dati che fanno raggelare i polsi. Queste le immagini postate sui social dai fruitori di un noto locale sul mare di Rimini nell'ultimo weekend di giugno. Chi balla deve mantenere 2 metri di distanza dagli altri, ma qua tutto sembra tornato all'era pre-Covid. E iniziate a vedere un po' di movimento in funzione del Ferragosto? Questa settimana ancora no, non è diversa dalle altre settimane. Un po' di più rispetto ai giorni precedenti. Abbiamo preso il locale prima del coronavirus. Cioè, un battesimo nel periodo più complesso che poteva esistere. Sì. Però devo dire che stiamo avendo un buon risultato.
Come mai hai scelto di venire a Rimini? Perché la gente mi ha detto che è un posto perfetto per disfrutare. Divertirti? Per divertirmi. Rimini è proprio, dicono, tutta la mia paesana, è buonissimo. Quindi questa è la vacanza di maturità? Sì. Ma voi le mantenete le distanze di sicurezza in discoteca? Certo. Difficilmente. La mascherina al braccio ma non indosso sulla pista? Sì, è la nuova moda, come la collana, la camicia di quest'anno, mascherina. Credo che è importante come prendere un po' l'aria. Per... ci serviva un attimo di ripresa da tutto quello che è successo. Però le piacerebbe venire a vivere qua? Certo, vedrai quando sono in pensione. Allora l'aspettiamo qua, signora. Va bene. Grazie mille, buone vacanze. Ciao. È finalmente arrivato il tanto atteso primo giorno di scuola, gli ingressi sono scaglionati e questo in realtà è il grande tema di questa giornata. E c'era voglia di tornare a scuola? Che dopo tutti questi mesi non andando non viene molta voglia, però dai, ci sta. E c'è più che altro la curiosità di riniziare, di rivedere i compagni. L'unica voglia è di tornare un po' alla normalità, alla tra virgolette monotonia della scuola. Niente ancora, diciamo, non è niente di sicuro. Stanotte hanno approvato il nuovo DPCM, niente più feste in casa con i parenti. Io sono da solo. Niente più feste con parenti per un po' di tempo, è un problema? Oddio. Per le strade tutti, come già nei giorni scorsi, indossano la mascherina. Non la tolgo mai. È una guerra contro un nemico invisibile. No, per me non è giusto, per me se comandavo io, ti dico la verità, lasciavo tutto come andava, chi rimane rimane, chi muore muore. Buonanotte, perché questa è una sofferenza, questa non è una vita. Però era peggio finire poi in terapia intensiva. Amen, tanto moriremo lo stesso. Noi siamo qui per manifestare il dissenso verso una serie di leggi, di DPCM. L'emergenza sanitaria non ci credo. Gli ospedali che si riempiono. L'hai visti qualcuno? I medici, gli infermieri. Può darsi di sì, può darsi di no. Io non ci credo molto. Sono qui per difendere i cittadini italiani da questa dittatura. Ma secondo voi qual è il fine? Cioè, qual è lo scopo di creare terrore? Potere, naturalmente. Gente che sta male, ce n'è poco e niente. Vogliono giustificare la dittatura. Ci sentiamo profondamente presi in giro dall'atteggiamento del Presidente del Consiglio. E in questo momento stai lavorando? No, non sto lavorando. Sto facendo delle schede di allenamento per le mie clienti da svolgere in casa. Per le vie del centro di Rimini c'è chi si affretta a tornare a casa. Sono appena scattate le 22 del primo giorno di coprifuoco imposto per DPCM. Il tratto di lungomare che va da piazzale Boscovici a piazzale Gondar potrà essere percorso solo, queste le parole del comune, in modo dinamico. Se passeggiando si incontra un conoscente non ci si può fermare a chiacchierare. Il fatto se spendono meno, al momento questo gran afflusso non l'abbiamo ancora visto. Quello che vedo meno quest'anno è proprio l'interesse del regalo. C'è stata anche un po' di polemica il weekend scorso con assembramenti in centro, voi l'avete notato? Sì, purtroppo lo notiamo perché siamo in una via piuttosto principale e non ti nego che comunque non è bellissimo da vedere. Assembramento uguale contagio, contagio uguale purtroppo malati o possibili malati. La cima del grattacielo di Rimini anche per lanciare un messaggio di speranza in questi tempi di incertezza. Ma è stata un'emozione incredibile, tanto è vero che il freddo che c'era, anche la vertigine, insomma, lassù in alto, a un certo punto si sono azzerati. Siamo in diretta dalla fiera di Rimini per il Vaccine Day, la giornata europea per le vaccinazioni. È una giornata storica perché sono orgoglioso di usufruire di questo passo avanti della scienza, della tecnologia e che ci permette, a meno di un anno di distanza dall'inizio di questa pandemia, di avere a disposizione l'inizio di un'arma efficace.
una piazza Cavour davvero insolita, deserta. Questo centro storico così desolato è il segno di questo anno fuori dal comune che ci siamo lasciati alle spalle, nella speranza che il 2021 porti a tutti noi qualche cosa di migliore. Vedete questa distesa di zaini, sono gli zaini di studenti di scuole superiori del territorio che esprimono così la loro solidarietà a questa manifestazione organizzata dai loro genitori. I ragazzi purtroppo si stanno spegnendo. Proprio vediamo il loro, una sorta di rassegnazione. Un'ex pensione a gestione familiare che oggi, gestita dalla Caritas, si è messa a disposizione dei senza tetto. Ho lavorato in azienda agricola come badante, dopo le cose sono cambiate. Deve saper rispettare a te, deve saper rispettare agli altri, deve saper accontentarti di quel poco che hai. Se vai da una persona e dici vorrei un lavoro, però non ho una casa, vi sentite giudicati? Vogliono sapere che tipo sei, dopo quando tu dici che vivo per strada. L'impatto della didattica in presenza al 50% si nota subito tra le 7.30 e le 8 del mattino in prossimità delle scuole superiori che tornano ad ospitare gli studenti. In DAD è abbastanza difficile seguire le lezioni, non solo come in presenza. A livello anche di spiegazione si riesce a comprendere meglio. Però c'è tanta preoccupazione per il virus, per l'aumento dei contagi. Nei primi 4 mesi dell'anno scolastico in corso, la dispersione scolastica è aumentata del 40% rispetto all'intero 2019. Questo è il primo pranzo che è servito dopo tanto tempo. La gente ci ha letteralmente assalito, se ha voglia di uscire, la gente è stanca di stare in casa, la gente ha fatto tanti sacrifici, adesso vogliamo ricominciare, vogliamo ripartire. Non ci sono le condizioni per allentare le misure, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, anticipando che queste copriranno anche il periodo pasquale. È un momento difficile, nel senso che c'è ancora troppa incertezza.